Buongiorno, dedicheremo ora due lezioni di queste, qui dall'Istituto Petrassi e di Latina, guarda caso dall'Istituto Petrassi, a Goffredo Petrassi, cui dedicammo già due incontri su brani vocali, e i Montetti per la Passione e su brani pianistici. In questo caso, beh, insomma, Goffredo Petrassi è chiaramente, non è solo genius loci, nel senso che è uno dei più grandi compositori italiani del XX secolo, ma insomma, già che ci siamo, è anche genius loci. Molti manoscritti suoi sono qua e tra l'altro ho l'onore di avere in mano, poi lo mostrerò meglio, il manoscritto del brano di cui parleremo oggi. In queste due lezioni, lo dico adesso anche se appunto travalico l'incontro, questo incontro, metteremo. Non è un confronto, però è un accostamento. Due brani per organico cameristico abbastanza ampio, la cui distanza temporale è di 30 anni, cioè 1948 e 1977-78, ma la cui differenza stilistica è di 100 anni. Appunto per far vedere, poi ne parliamo, una delle principali caratteristiche, attitudini di Goffredo Petrassi, cioè quella di sapersi mettere in gioco sempre nel corso degli anni. Andiamo per gradi. Il brano di cui parleremo oggi di Goffredo Petrassi è la Sonata da Camera, brano per cembalo solista, per clavicembalo solista e 10 strumenti. E la data di composizione è appunto 1948. Quindi siamo nell'immediato, quasi immediato dopoguerra. Petrassi, ricordiamo che Petrassi aveva nel corso degli anni 30, a partire dall'inizio, grosso modo gli anni 30, soprattutto a partire dal Salmo Nono, che è del 34, aveva saputo sommare due componenti apparentemente così lontane e che invece sono diventate la sua musica, cioè da una parte il suo affetto, i suoi due affetti più forti, cioè Stravinsky e Bartok, e con un particolare riferimento allo Stravinsky del dopoguerra, del dopo Prima Guerra Mondiale, quindi quello, diciamo, che andava verso una sorta di neoclassicismo, verso un neoclassicismo che nelle mani di Stravinsky diventa quello che nessun altro ha saputo fare. E dall'altra parte però Petrassi aveva le sue radici romane, le sue radici nella Roma architettonica, nella Roma in cui ha studiato musica cantando, eccetera, eccetera, cioè in una specie di grandiosità romana, da cui il famoso termine di barocco romano. E però l'affetto stravinskiano arriva a, come dire, impedire a quel barocco romano ogni senso di retorica, eccessiva, debordante, cioè arriva a dare quel pizzico di ironia o di spirito tagliente, graffiante, che attenua appunto le rotondità eccessive e le enfasi di un certo tipo di post-barocco, diciamo. Va però detto che durante la guerra, in questo caso la Seconda Guerra Mondiale, la tragicità aveva già scavato in profondità in Petrassi. Tanto che nel 1940 c'era stato quel grande capolavoro che è Coro di Morti, in cui non c'entra più nulla non c'entra nulla il barocco, non c'entra nulla, c'entra solo un andare in profondità in una musica che tocca corde estremamente profonde, e drammatiche e qualcosa di più che drammatiche. In realtà, in questo momento, nel 1948, siamo nel cosiddetto settennio operistico di Petrassi, che in fondo si è dedicato molto poco al teatro musicale, e quello che ha fatto l'ha fatto appunto negli stessi 7 anni, al di là del balletto attorno a Don Chisciotte, il ritratto di Don Chisciotte. È già importante notare, proprio rispetto a ciò che presentiamo oggi e che presenteremo poi invece nell'altra lezione petrassiana, le due opere contrapposte, cioè il Cordovano da una parte e la Morte dell'aria dall'altra, ci dicono due facce fondamentali, cioè il Cordovano è un'opera leggera, divertente, l'argomento è da Cervantes, ed è un'opera scherzosa. La Morte dell'aria ha un argomento più che drammatico, dovrei dire tragico, ma in maniera graffiante, una sorta di denuncia tragica, quasi sarcastica. E questa è un po' la doppia anima, di Petrassi, che andrà sempre più in gioco, cioè da una parte mantenere una capacità di leggerezza, una leggerezza neoclassica che culmina nel brano che ascolteremo, che presenteremo oggi, e
E dall'altra parte, viceversa, uno sguardo profondo alle domande profonde dell'animo umano. Teniamo presente che tra poco, 2 anni dopo, mi sembra, scriverà Noce Obscura, cioè entriamo nei grandi brani di carattere sacro, o comunque che se anche non fossero brani sacri, vanno a toccare corde estremamente drammatiche dell'esperienza umana, cioè, ripeto, le grandi domande dell'essere umano. Noce Obscura forse è il culmine di tutto questo, cioè San Giovanni della Croce e il suo senso dell'oscurità e del buio. Allora, stiamo per dire che stiamo per arrivare agli anni 50, vuol dire anche un'altra cosa, che attorno a lui esploderanno le avanguardie di coloro che poi sono in quel momento suoi allievi e da cui imparerà e attraverso i quali si metterà in gioco fino a cambiare completamente, da cui il brano che poi ascolteremo nella prossima lezione. Allora, nel 48 però ci regala questa ultima pagina che dobbiamo per forza definire neoclassica se ci intendiamo su come uso in questo momento il termine neoclassico. Cioè, dovrei di più che dire brano neoclassico, dovrei dire che si tratta di una specie di saluto ironico, diciamo che è un neoclassicismo tra virgolette, cioè è una specie di saluto ironico e leggero al neoclassicismo, è la messa in scena del neoclassicismo. Sonata da camera è un termine chiaramente afferente alla musica pre-romantica, cioè alla musica antica, la musica del Seicento, nemmeno del Settecento, in fondo del Seicento. Seconda cosa, qual è lo strumento solista? Lo strumento solista è il clavicembalo risorto nel primo Novecento, appunto in quanto, se vogliamo, antipianoforte, quindi strumento antiromantico, che guarda indietro, che guarda al pre-romanticismo. Con la sua leggerezza, con la sua impossibilità di essere dinamico, con la sua dinamica statica, perfetta per evitare ogni afflato di tipo romantico. Naturalmente il brano è in 3 movimenti, naturalmente come allusione anche qui alla classicità, ed è in 3 movimenti del tipo allegro, adagio allegro, esattamente come una sonata antica. E poi vedremo quanto in questo caso, in maniera diretta, esplicita, così voluta, il primo movimento sia in forma sonata netta, nettissima, esplicita, e in una forma sonata, dovrei dire, però haidniana, cioè riducendo al minimo la parte di sviluppo centrale. Prima di parlarne poi al pianoforte, di far sentire e di scorrere interamente, perché visto che i 3 movimenti durano grosso modo 4-5 minuti l'uno, e quindi faremo degli ascolti totali commentati durante di ogni movimento, vorrei proporre l'ascolto del primo minuto e mezzo, e cioè dell'esposizione dei 2 temi. Qui posso parlare veramente in termini tematici dei 2 temi del primo movimento. Ascoltiamolo. Tema al cembalo. Piccola transizione. Ripetizione del tema al flauto. Nuova transizione. E si arriva al secondo tema. Ascoltate questa cosa, ne parliamo. Ecco,
il taglio è un po' brusco perché il movimento continua e si andava appunto nella parte, diciamo, di sviluppo, che però non è nemmeno uno vero sviluppo, alla fine dei conti è un episodio centrale, come appunto nelle sonate pre-romantiche o addirittura pre-classiche. È evidente il clima, anzi l'impressione è quella di un compositore che sta divertendosi a mettere in campo per l'ultima volta qualcosa di lui che sta per abbandonare, in maniera giocando a mettere in scena con questa immensa eleganza, freschezza. Non è un brano di colui che sta negando la modernità, affatto, dove dire il contrario, di colui che sta salutando in maniera divertita un'attitudine che non ci sarà più né in lui né in fondo attorno a lui, salvo nei coloro che insistono a negare qualsiasi cosa diversa. Adesso però, andando al pianoforte, prima davanti alla copia stampata metto davanti il manoscritto, perché lo porto religiosamente al pianoforte, lo metto davanti e lo sfoglio un secondo prima di seguire la partitura. Allora, questa sarà la partitura d'uso, però questo, prego che sia visto bene il manoscritto, la bellissima firma di Goffredo Petrassi, e tra l'altro notavo che per essere il manoscritto copiato evidentemente a penna, qua e là, e neanche tanto sporadicamente, ci sono delle annotazioni, delle aggiunte, delle annotazioni, questo poco rit a tempo, un altro poco rit a tempo, queste note aggiunte che in realtà non sono poi state riportate nell'edizione a stampa, cioè ci ha ripensato. Insomma, parecchie annotazioni o di piccoli cambiamenti, per lo più poi utilizzati, ad esempio questa cancellatura, e infatti queste note sono sparite nell'edizione a stampa, eccetera eccetera, cancellature, cambiamenti, per cui è un manoscritto, è un bel manoscritto, nel senso che è un manoscritto copiato dall'autore, non è una brutta copia, eppure è pieno di piccoli ripensamenti. Il passaggio all'arco degli strumenti ad arco, venendolo un pizzicato, eccetera, eccetera. Ecco, il possesso di questo manoscritto da parte dell'istituto e di tanti altri manoscritti è un valore straordinario che va ben conservato. Lo appoggio qua, è un po' religioso, anzi lo metto in modo che si possa ogni tanto inquadrare, dai, su via, almeno la copertina. Allora, parliamo un attimo di quello che abbiamo ascoltato e quello che ascolteremo. Il tema, diciamo la sequenza, ogni movenza, ad esempio la chiusa finale col trillo, è la chiusa di qualsiasi frase mozartiana o pre-mozartiana. Le note della frase melodica sono tutti tasti bianchi, quindi è una sorta di scala, diciamo, di Do maggiore, anche se non è Do maggiore, è semplicemente una scala a tasti bianchi, totalmente diatonica. Tra l'altro, se usassi anche la mano sinistra, c'è un bel accordo di Fa maggiore qua, per intenderci. Cioè l'occhiolino alle componenti tonali è vistosa anche nei materiali armonici. Però si noti, la partitura lo si vede, che sotto questo bel tema fresco, così un po' danzante, molto ritmico, gli archi in realtà stanno tremolando una sequenza, viceversa, una linea molto più contorta, e cioè quella freschezza tematica è un po' messa in dubbio da questo tremolare degli archi, questo strisciare degli archi col loro tremolo. Sempre per vedere cose di questo genere, nelle zone di transizione, le zone di transizione sono basate su un inciso ritmico che più barocco di così non potrebbe essere. Cioè il puntato, anzi il doppio puntato barocco, yam, papam, papam, che è chiaramente una cellula di tipo barocco, per poi arrivare a dire quello che succede armonicamente nel secondo tema, che posso chiamare dichiaratamente secondo tema perché non vuol nascondere nulla, anzi è una forma sonata più chiara delle forme sonate di Mozart, insomma, la vuole ostentare, perché i materiali sono, da una parte alla base c'è una scala cromatica discendente, che è questa. Fino dove? Fino a qui, perché poi torna su. Ma di questa scala cromatica propone un'armonizzazione molto particolare, perché è
Questo è un accordo di sol minore. Questo è una settima di dominante di altro tono, un accordo di fa minore, do maggiore. E poi comincio con gli accordi di settima, che scivolano. Cioè, gli oggetti sono tonali, ma alla base c'è una scala cromatica, gli oggetti tonali sono concatenati in maniera assolutamente non tonale, no? Questa concatenazione evidentemente non è particolarmente tonale, ma la sequenza melodica del cembalo ha tanto di gruppetto. Ecco il puntato. Quindi è una mescolanza divertita e divertente, leggera e sorridente, di un'armonia che usa oggetti tonali in maniera cromatica e di movenze ritmiche chiaramente prelevate da una storia molto antica. Quando ho detto ascoltate adesso, perché poi ne parleremo, c'è un inciso, ve lo farò notare perché è più plausibile sentendo direttamente che non con esecuzione pianistica. C'è un inciso, vistosamente la mia partitura porta anche la scritta Pulcinella tre puntini, perché è una quasi citazione del Pulcinella stravinskiano. Adesso noi ascolteremo tutto il primo tempo, però prima mostro come è fatto. Quindi c'è prima questa prima esposizione del primo elemento tematico con la frase al clavicembalo, questo per non dire troppe parole durante l'ascolto, una prima conduzione che però porta di nuovo all'esposizione dello stesso tema al flauto, ritorna alla conduzione con lo stesso puntato ma questa volta finisce nel secondo tema. Questo secondo tema si allarga un po', arriva a una chiusa sostanzialmente, c'è questo episodio centrale piuttosto corto, anzi dovrei dire molto corto, un po' arabescato, con arpeggi del clavicembalo, un arpeggio del clarinetto, un altro arpeggio del clavicembalo, che porta quasi subito a una ripartenza, si torna alla ripresa, ecco che il tema ritorna al clavicembalo, ma questa volta si allunga. Cioè questa volta si allunga, molto di più, allungo tre volte o quattro volte più che non nell'esposizione iniziale, e soprattutto a un certo punto, lo farò notare, il meccanismo si inceppa, cioè questo sferragliamento del clavicembalo che più volte nel corso di questo pezzo fa pensare un po' al quinto brandeburghese di Bach, si inceppa in situazioni più, come dire, frammentate, con dei pizzicati, con un'armonia estremamente più cromatica, cioè lontana dai climi precedenti, è come se si inserissero delle schegge di modernità, di presente, di presente è una parola grossa, di modernità dentro questa cosa, dopodiché si riparte ancora con le stesse cellule di prima, ritorna ancora questa zona di frantumazione ancora più netta, qua sembra che abbia perso un po' la trebisonda, per arrivare, planare sul nostro secondo tema trasposto in altro tono e dato in maniera molto, molto normale, molto tranquilla. Anche in questo caso si arriva a un allungamento del secondo tema e una coda in cui riemerge il primo tema e che dura abbastanza tanto. Quindi un'arcata formale trasparente, di estrema, non voglio dire semplicità, ma di estrema trasparenza, di grande nettezza, che inserisce questi piccoli punti in cui si capisce che gli anni stanno cambiando e all'ascolto deve innanzitutto balzare all'orecchio la freschezza, devono passare all'orecchio la freschezza, l'eleganza e la capacità di sorriso, in questo caso di Goffredo Petrassi. Ascoltiamo il primo movimento. Ascoltate il tremolo degli archi. Tema. Transizione. Puntato. Ritorno al tema al flauto. Transizione. Tra
transizione. Secondo tema. Ecco il riferimento al Pulcinella. Episodio centrale. Ripresa. Un po' più lenta. Ora il tema si sviluppa. Ecco la scheggia di cui parlavo. Si ritorna. Secondo momento di perdita. Si riparte. Terzo momento, ma stavolta si finisce sul secondo tema. Coda con il ritorno del primo elemento. Questo tremolo è decisamente inquietante. Anche di questo parleremo. Questa è la fine del primo movimento. Il taglio brusco è per il fatto che Petrassi chiede l'attacca del secondo movimento, quindi per isolare abbiamo dovuto fare così. Il è citazione diretta della Sacro Printemps, proprio di peso, quindi evidentemente nel cuore c'era questo. Ultima piccola osservazione sul primo movimento è che però quelle comparse delle linee contorte dei tremolo degli archi che si muovono su una specie di cromatismo perché fa, in notte erano queste. Scusate, dei grumi di cluster in questo modo, col tremolo e col suono al ponticello, ci dicono però che l'attitudine, come dire, questo neoclassicismo galleggia su qualche cosa che lo metterà in crisi tra pochissimo. O in crisi? No,
che decreterà la sua fine tra poco. Ciò non toglie che non si può non ammirare l'eleganza, la freschezza. Non si devono cercare qui grandi profondità musicali, ma l'estrema eleganza nel porgere questa forma, che si dipana, il timbro cristallino e metallico del cembalo funziona meravigliosamente, con questi segnali per cui si sa che siamo appoggiati in un'epoca ormai differente. Se arriviamo alla, no, se arriviamo, arrivando al secondo movimento, cioè l'adagio, va detto che da qui in avanti, sia nel secondo sia nel terzo movimento, non ci sono più facili riferimenti a modelli formali chiari, cioè se del primo movimento è facile far notare come dire, questo porgere in maniera vistosa riferimento alla forma sonata, questo non lo potremo dire, non potremo fare riferimento né a questo modello formale né ad altri nel secondo e nel terzo movimento. Viceversa, anche il secondo movimento utilizza due elementi motivici. Il primo elemento motivico è quello che si vede qui all'inizio e posso suonarlo per mostrare come è fatto. In realtà come è fatto? Sono tre strumenti che suonano, evidentemente, le due viole e un violoncello. Ciascuno dei tre fa una linea. Diciamo, la prima viola fa una linea ascendente. Parlo soltanto dell'attacco in questo momento. La seconda viola fa una linea contrapposta, fa una linea non è una linea, ma un arpeggio di quarte. E viceversa, il primo violoncello, che è molto vicino alla prima viola, viceversa, fa una scala discendente. Mettendo insieme le tre cose, tre linee, viene un seguito di armonia. Il primo accordo è Mi minore. Il secondo è la sovrapposizione di due quinte. La terza è la sovrapposizione, scusate, la sovrapposizione di tre note consecutive sarebbero Re Mi Fa diesis, cioè non è un oggetto, ma ci si chiude su un'ottava di Mi bemolle col Fa diesis, che va al Fa naturale, e diventa un accordo di Re minore, che diventa un accordo di Si bemolle minore, cioè materiali tonali, non usati tonalmente. Un agglomerato simile a questo, un accordo di Fa minore, che diventa un accordo di quarte, ma su cui si appoggia un arpeggio maggiore. Cioè, materiali, ciascuno dei quali viene, ce ne sono dunque, mi sembra, quattro triadi normali, Mi minore, Re minore, Si bemolle minore, Fa minore, che però si alternano, mescolano con agglomerati che fanno riferimento ad altre cose, intervalli di quinta, intervalli di seconda, intervalli di quarta, intervalli di seconda ancora. Questo produce una specie di dentro e fuori dalla storia o dalle storie, perché anche l'accordo di quarta è una storia, è più recente ma ce l'ha. È un continuo entrare e uscire da porte differenti, dando un profumo di passato. Ma lasciandolo, come dire, più che deformandolo, dandolo e togliendolo. Questo è ancora più evidente se, adesso arrivando al secondo elemento motivico che si alterna al primo, dove armonicamente quello che succede è questo, che è un arpeggio di clavicembalo. Se io lo suono, io prima lo suono come accordo, ed è questo. Ma se suono una nota per volta, ho qui un arpeggio di Si bemolle maggiore, qui un arpeggio di un accordo molto lontano, cioè Fa diesis minore. Messi insieme sono tutte terze, meno l'ultima, che finiscono in una cosa, beh, la suono, si capisce? È un accordo di Fa maggiore con un gruppetto fatto per terze maggiori. Anche in questo caso sono componenti tonali, ma concatenate in modo non tonale, che finiscono in un oggetto che è il gruppetto della tradizione ornamentale di sempre, barocca, eccetera, eccetera. Tutta la storia formale del secondo movimento, che non è, ripeto, riferibile a un modello fisso, è una continua oscillazione tra elementi, tra parti, brandelli di questi due elementi, per cui poco dopo sentiremo i violini che partono direttamente così.
E vanno avanti in questo modo, ma poco dopo gli oboi e i fagotti fanno la prima concatenazione, quella del primo elemento, idem le viole. Poi, insomma, è una continua oscillazione tra due elementi che non montano un'unica storia. È come avere due personaggi che vivono una vita intrecciata, perché ciascuno ritorna, riemerge, riemerge variato. Io vi segnalerò soltanto quali sono, ma basterebbe l'orecchio a volte, quali sono e da dove vengono gli elementi. Sentirete comunque infinite volte due oggetti e mezzo. Uno è quello dell'inizio, cioè questi. Com'era? Non necessariamente armonizzati così, però la contrapposizione delle due linee in questo modo sì. Queste sì. Sentirete infinite volte il gruppetto. Sentirete un po' meno volte questi arpeggi composti, diciamo, composti da triadi diverse, che ritorna spesso, ma un po' meno. Tutto questo per dire, attenzione, sì, gli oggetti sono, occhieggiano alla storia, sono temi, sono cellule ritmiche, sono materiali diatonici. La vita che vivono, viceversa, ha un senso della forma che non c'entra con la tradizione, cioè l'emergere, sparire, rigalleggiare, variare di cellule molto riconoscibili, ma che vivono una vita differente da un materiale tematico della storia. Ascoltiamo quindi interamente il secondo movimento, l'adagio, segnalandovi, quando necessario, le differenti cellule. Ogni arpeggio di questi è una triade, minore e maggiore. Eccolo ancora. Ed ecco il secondo elemento al cembalo. Ancora il cembalo, il gruppetto. Il primo elemento. Ancora agli archi. Ancora il cembalo. Il gruppetto. Episodio differente. L'unico. Ma si ritorna subito al secondo elemento, al cembalo. L'arpeggio del secondo elemento all'oboe e ora. Il
nuovo. Il gruppetto. Gli stessi materiali in un episodio un po' più veloce. Sorta di ripresa in eco. Ripresa del secondo elemento, chiaramente. Come non far notare che l'ultima zona aveva degli andamenti scalari molto più cromatici? Sostanzialmente sulle 12 note. Se non che arrivati all'ultimo aumento, ancora questa scala. E poi improvvisamente un accordo di mi maggiore. Anche in questo caso non ci può non essere traccia di ironia, cioè un momento di annebbiamento, appena fatto la seconda cellula tematica con i suoi bravi arpeggi tonali, la bemolle maggiore, mi minore, il gruppettino che abbiamo sentito molte volte, quello lì con le terze, poi delle linee discendenti che usano sicuramente il totale cromatico come scivolando poco a poco nel basso e poi improvvisamente un bel accordo maggiore per finire che mette d'accordo tutti con un saluto alla fine di un adagio. Stavo cercando il fatto che i movimenti tendenzialmente finiscono con accordi maggiori. Va bene, anche il primo finiva con un accordo maggiore. Arriviamo al terzo movimento. Avrei voluto farvi notare l'amore, a proposito di ambiguità passato-presente, l'amore per arpeggi, ci pensavo prima, qui parliamo del primo movimento, che sono tutti arpeggi del consonantissimo intervallo di terza, ad esempio in questo caso il clavicembalo. Sono tutti intervalli di terza, però sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 note differenti, cioè l'intervallo è consonante, sotto sotto ci sono delle triadi, re maggiore, fa diesis minore, la maggiore, sol minore, si bemolle maggiore, ma il totale è un totale che sfiora il totale cromatico. Questa è la sorridente ambiguità di questa musica, apparentemente tranquillamente diatonica, ma in realtà sotto sotto con tracce di quel cromatismo che poi esploderà tra poco nella vita di Petrassi. La stessa cosa, le stesse cose vanno dette del terzo movimento. Uno legge vivace e grazioso e pensa, e ha ragione, a una sorta di freschezza generale. La cosa diventerebbe ancora più certa non appena, dopo 6 battute di introduzione, entra l'oboe con un tema che è proprio fischiettante. Ta-ti-ta-ta, una specie di piccola, non giga, un po' troppo, ma insomma, quasi di tarantella, non so. No, con questo ritmo tarantelloso, ma soprattutto con la cellula che sembra uno che fischietta. E attenzione, perché alla base però c'è innanzitutto una notevole complessità formale, cioè anche qui non possiamo dare un nome a quello che succede nel terzo movimento. Dobbiamo seguire gli elementi tematici a mano che subentrano. Spero che sia passato nel secondo movimento, forse vi ho annoiato a furia di dire primo elemento, secondo elemento, però
Nel secondo movimento, nel secondo tempo della sonata, i due elementi emotivi ci si alternano, si sviluppano per almeno 100 volte e sempre in modi diversi. Questo è un atteggiamento formale niente affatto banale, niente affatto di ossequienza a un modello classico. Allora, intanto questa cellula fischiettante viene a disegnare nella prima parte del pezzo una sorta di fugato, perché sentiremo l'ingresso all'oboe, poi sentiremo l'ingresso al clarinetto, poi sentiremo un terzo ingresso al violino, soltanto che anziché fare salto d'ottavo fa, però è lo stesso tema, e poi lo risentiamo ai violoncelli e ai contrabbassi, proprio come un ingresso fugato, sempre questa cellula. A questo punto, però, noi ci aspettiamo il seguito di un fugato, cioè che so, un piccolo episodio e poi il ritorno al tema, e quel tema non torna. Cioè, se segue una specie di conduzione, di zona ornamentale, dove chiunque abbia nelle orecchie il quinto brandeburghese di Bach, con la cadenza che è uno sferragliamento continuo di valori veloci, ce la risente un po', è una lunga zona ornata, arabescata, che dura parecchio, e che esula da quella cellula tematica in maniera totale, come se l'avesse perso per strada. Strano, perché era un tema così esplicito che ci aspetteremo di ritrovarle. Questa zona dura parecchio, effettivamente. Arriva una corona, cioè ci si ferma, e succede un'altra cosa strana, che il metronomo cambia un po'. Lui dice molto tranquillo, e la cellula tematica è diventata il moto contrario di quella. Questa è più lenta. Che è esattamente il moto contrario, cioè il rovesciamento di quella, e che viene a montare un gioco imitativo tra se stessa e la cellula per motoretto, che ricompare subito. Qui ricompare per motoretto, cioè in una zona più tranquilla, cioè abbiamo perso la vivacità del terzo movimento e abbiamo guadagnato in contrappunto, cioè l'elemento base, in realtà era la base anche del secondo, il contrappunto. Qui, ancora con maggiore evidenza, questo gioco di cellule che ritornano per motoretto, moto contrario, si perdono, si ritrovano, ci dicono che siamo di fronte a qualche cosa che voleva essere un movimento fresco e fischiettante, che invece è una specie di macchina contrappuntistica piuttosto complessa. Tra l'altro, sentiamo sempre la stessa cellula, ma non la sentiamo mai completamente, sentiamo questi attacchi. Per avere un vero ritorno tematico dovremmo aspettare molto. Perché lo dico? Perché l'altra cosa che ci aspetteremmo è che nel momento in cui dice tempo primo, cioè ritorna vivace e grazioso, ci aspettiamo il tema. Infatti viene l'introduzione del clavicembalo esattamente come iniziava il movimento, che iniziava esattamente con una specie di precellula tematica, questa è identica a questa, ma il tema non arriva. Ritorna una zona ornamentale, quando ormai non ce l'aspettiamo più, ecco che il tema improvvisamente arriva, e se arriva, arriva in maniera peroratissima. Tutti insieme agli strumenti, fortissimo, fanno ta-ta-ta-ta, ta-ti-ta-ta-ta, eccetera, gridandolo. È evidentemente anche un atteggiamento molto divertito rispetto alla forma. Siamo praticamente a due pagine dalla fine e decide come se si fosse dimenticato di una ripresa. In realtà non ha voluto farla, ridà il movimento veloce, ma non dà il tema, che dà soltanto in coda, molto esplicitamente, prima di arrivare a un'ultima cosa, che è una concatenazione finale esplicitissima, se così si può dire, di triadi parallele maggiori. Le triadi sono do maggiore, parallele, perché la melodia, la linea superiore è ed è armonizzato parallelamente, quindi Do maggiore, Si bemolle, Do maggiore, Mi bemolle, Re bemolle, Do maggiore, Si bemolle, e si finisce con un bell'accordo di La maggiore staccato. Credo, non so, non conosco tutti i pezzi di Petrassi, ma penso che sia l'ultimo pezzo in cui lui ha usato delle triadi e in cui finisce i movimenti con una triade maggiore così esplicita. È, a mio parere, una specie di saluto finale all'occheggiamento agli oggetti tonali. Non ne sono sicuro al 100%, ma in un pezzo importante sì, non succederà più. Pensare che solo 2 anni dopo c'è la Noce Obscura, cioè un pezzo di grande drammaticità, di grande spessore, di grande profondità e di materiali estremamente più cromatici, fa abbastanza impressione, effettivamente. Quindi è veramente un saluto. Dovrei dire, divertiamoci ad ascoltare il terzo movimento. Anzi, faremo una cosa: questa volta il terzo movimento lo seguiremo, se ne sono capace, sul manoscritto. Eccolo qua, va bene.
Mitchell. Ecco lo sferagliamento del cemolo. Episodio diverso. Zona più tranquilla e tema per moto contrario adesso. Adesso. Fagotto e clarinetto. Cembalo. Episodio chiamato Sereno. Questo è il tempo primo senza tema. Ecco il tema, tutti insieme. Ed ho così scoperto insieme a voi, perché non avevo sfogliato il manoscritto fino alla fine, che è un finale diverso dall'edizione a stampa, perché quelle triadi che ho detto prima nel manoscritto non ci sono, quindi qui non le avete viste, invece le avete ascoltate, così come tra poco, a lezione finita, andrò a controllare un altro punto in cui non c'è stata coincidenza tra l'ascolto e il manoscritto, perché c'era un tremolo di archi che qua non c'è. Quindi adesso tra poco vado a controllare. Questo è il saluto di Petrassi a un atteggiamento di leggerezza e a un'epoca che non c'è più. Buona giornata.